Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlogmas in cui mi vedete in castello a Spilimbergo. Anche in questo caso non vi faccio vedere granché, nel senso vedrete solo quello che c'è come sfondo del video, ma se volete appunto merita assolutamente una visita. Questo qui è il vlogmas un pochino più dolce, diciamo così, perché appunto si parla di dolci natalizi e se in Italia non è Natale senza panettone o pandoro, anche negli altri paesi europei esistono delle particolari tradizioni legate appunto ai dolci delle feste. Per esempio in Francia c'è la tradizione della bûche de Noël, che è molto simile al nostro tronchetto di Natale, per esempio. In Germania ci sono i Lebkuchen, che sono dei biscotti speziati da preparare in famiglia, molto tradizionalmente. Nei Paesi Bassi, Stronzetti mi perdonerà la pronuncia, ci sono i Letterbanket, che è una torta a forma della prima lettera del cognome della famiglia, molto tradizionale. Nel Regno Unito forse il dolce tradizionale estero più conosciuto c'è il pudding, che è il dolce tipico che tradizionalmente tra gli ingredienti racchiude gli elementi più preziosi e costosi, come per l'appunto le spezie. Si parla sempre comunque di cose molto speziate, appunto con cannella e spezie varie. In Svezia invece ci sono i pepparkakor, spero di averlo pronunciato bene anche questo, che sono appunto sempre dei biscotti aromatizzati che vengono utilizzati però anche come decorazioni per l'albero, insomma un albero molto molto dolce, probabilmente se l'avessi a casa arriverebbe spoglio a Natale. In Belgio invece li conosco molto bene, ci sono dei biscotti alla cannella che si chiamano speculeuse, che appunto sono tradizionalmente preparati per San Nicola. Se conoscete qualche altro dolce tradizionale di qualche paese che non ho nominato, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Io spero che il video vi sia interessato, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure al di fuori dei video di YouTube. Tra parentesi, settimana prossima c'è un viaggetto in programma, quindi assolutamente dovete seguirmi. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life!